Eccoci qui in collegamento su Bella Monella e Bella Monella TV con due terzi, possiamo dirlo così, di Una vita da bomber. Partiamo dalla voce principale, Nicola Ventola, benvenuto qui su Bella Monella. Buon pomeriggio a tutti. E poi abbiamo anche colui che l'ha resa abbastanza ancora più estiva, ancora più frizzante con quelle frasi sudamericane, Lelia Adani, diventato bomber soprattutto con il commento tecnico nelle telecronache. Ciao Leonardo e un buongiorno a tutti i radioascoltatori di Bella Monella. Allora, da chi è partita l'idea di fare questa canzone? È stato Bobo a mettervi insieme per questa canzone oppure è stato Ventola perché aveva comunque questo sogno di diventare cantante? Vai Nick! Allora, tutto nasce dalla Bobo TV, che ha avuto un successo enorme durante la quarantena e da lì c'è stata gente professionista che ha avuto questa idea, quindi Filippo Gimignani, quindi l'Universal Music, la Polydor, tre autori incredibili che hanno scritto la canzone, poi Lele vi spiegherà come l'ha cambiata e tutto quello che abbiamo fatto, però l'idea nasce da un progetto fatto da gente professionista che ha creduto in noi, nel nostro saper intrattenere, parlando di calcio soprattutto, e quindi da qui è nata questa canzone. Lele, se vuoi aggiungere tu il resto. No, ma Nick è stato chiaro, è nata da un'amicizia, è nata da una condivisione, da una fidelizzazione con la gente durante un periodo difficile e quando Polydor, diciamo, ci ha contattato, devo dire che Nicola è stato bravissimo a coordinare la parte iniziale, che era la parte un po' più complessa, e quando Bobo si è preso bene, diciamo così, noi dopo abbiamo cominciato a sentirla nostra, abbiamo cominciato a interagire con Piero Romitelli, Tony Maiello, Vincenzo Colella, e appunto Filippo Gimignano, come raccontava Nico, e ci abbiamo messo del nostro, abbiamo resa personale ed è stato bello poi pian pianino vedere che nasceva un progetto che era emozionante, stimolante, dove c'era calcio, dove c'era ritmo, dove c'erano sorrisi, dove ci sono sorrisi, dove c'è l'estate, c'è la voglia di ripartire tutti insieme. Il risultato si vede perché di fatto Una vita da bomber si è già candidata per diventare uno dei tormentoni di questa estate. Stiamo vedendo che soprattutto anche sui social, intanto stiamo per raggiungere 1,5 milioni di views su YouTube e non è un dato scontato. E poi questa Bomber Challenge come sta andando? Perché vedo tutte le storie che state ricondividendo. Ma è incredibile, abbiamo tantissimi messaggi, immagino anche Lele, non oso immaginare Bobo che ha tantissimi follower. Chiaramente rispondiamo a tutti, ma ne possiamo mettere pochi perché sennò creeremmo tanta confusione. A me fanno impazzire soprattutto i bambini che imparano subito la canzone, che alzano il mondo, perché comunque la canzone, come ha detto Lele, è per dare anche un segnale di ripartenza, di unione dopo questo momento difficile che abbiamo avuto, e quindi vedere questi bambini a me fa veramente piacere che stia andando dei sorrisi a tutti. E penso che, tra l'altro, durante il periodo del lockdown le vostre dirette su Instagram hanno portato un sorriso veramente a tanta gente, è stato in un momento difficile qualcosa di importante, anche noi con la radio cercavamo sempre di dare un segnale di positività, voi siete stati veramente protagonisti in questo. Credo che la cosa, secondo me, che è emersa è che io, Nicola e Bobo siamo amici, siamo legati al di là del tempo, delle distanze e delle differenze. Cioè noi ci vogliamo bene e interagiamo con massimo rispetto dei contenuti, dei modi, delle situazioni che vengono a crearsi. E abbiamo questo modo, secondo me, di vivere il calcio che insieme è eclettico e versatile, e la voglia anche di partecipare di tanti altri nostri amici, ex colleghi, ex compagni, che hanno avuto voglia di interagire, di partecipare alle nostre serate, no? Dove noi facevamo compagnia ma ricevevamo anche la compagnia delle persone, è uguale alla voglia di tante persone. Nicola giustamente citava i bambini, vediamo i gruppi di calcio, vediamo i gruppi estivi, no? Nei camp che alzano le mani, tirare sul mondo è quasi voler dire rimpossessiamoci della gioia di vivere, no? E questo è un ballo che parte da lontano, perché 20 anni fa lo facevamo insieme quando giocavamo, in qualche esultanza dei gol, e penso che il destino ci ha chiamato attraverso un buon ritmo latino e il nostro amato calcio a rifarlo tutti insieme. Quindi credo che è una cosa che condividono tante persone ed è bello. Adesso c'è già il pensiero a lavorare su un altro progetto musicale, magari più avanti, coinvolgendo anche qualche altro calciatore? Ma adesso ci godiamo il momento, ci abbiamo creduto tanto, ci abbiamo
sudato tanto, perché anche nel video, poi Lele è il più preciso di tutti, ci ha messo tantissimo del suo, tante idee, con un regista importantissimo come Fabrizio Conte, che fa video a tutti gli artisti musicali, quindi comunque ci godiamo questo momento perché abbiamo sudato tanto, controlliamo sempre i risultati, vogliamo sempre, noi siamo così, siamo anche se passa il tempo, ma vogliamo, siamo sempre competitivi, quindi anche in questa canzone ci godiamo, ripeto, il momento e cerchiamo di dare il massimo per questa canzone, poi vedremo quello che succederà, succederà. Ma ti faccio una domanda veloce, Nico, rimeglio Vieri o Adani? Ma è completamente, due persone completamente diverse, due ruoli nel calcio completamente diversi. Bobo si conosce di più, quello che posso dire di Lele è che secondo me era uno dei difensori tecnicamente più forti che io abbia mai visto. Grande, grande, perché questa è una sottolineatura che lui fa spesso, perché non viene rimarcata, perché vedono sempre, molte volte si vede la cosa immediata, no? Quindi la grinta, la tenacia, la personalità, però i giocatori, ed è quello secondo me, e Nico è d'accordo in questo sicuramente, che emerge nelle dirette, hanno un linguaggio, una profondità, una capacità di vedersi l'uno con l'altro che fuori non viene valutata, e quindi insomma noi credo che meglio di chiunque altro possiamo descrivere noi stessi. Ma Lele, ti faccio una domanda agganciandomi un po' a questo: com'è cambiata la tua vita dopo quella notte da manicomio più totale a San Siro descritta da Trevisani in quell'Inter Tottenham? No, la mia vita non è cambiata da lì, eh. Cioè onestamente no. La garraccia rua c'è da una vita. No, questo lo so, però è stata vista probabilmente. L'enfasi, la situazione, perché noi siamo un po' sempre abbandonati al destino del calcio, alla mistica e alla magia, no? Quindi quando accade una cosa in un determinato momento e la ragione lascia spazio totale all'emozione, allora ha un risalto più grande, no? Però nel senso, la mia vita è cambiata quando ero piccolino, che come ho già detto proprio in una Bobo TV, no? È passata una stella cometa chiamata calcio e io mi ci sono attaccato dietro. È bellissima, no, questa metafora. Poi nel calcio ci sono parecchie persone che capiscono. Lele secondo me si eleva di tanto rispetto a tantissimi, però le devi anche saper raccontare, e Lele come delle storie dei bambini, tutti la sanno leggere, ma devi dare anche emozione, e Lele nel calcio dà emozioni quando l'ascoltiamo in TV. Sono d'accordo, sono veramente pienamente d'accordo, e tra l'altro in un episodio dove forse è venuto fuori Lele professore del calcio è stato proprio in un post partita di Inter-Juventus abbastanza caldo con Massimiliano Allegri nell'esempio col basket. Lele, che voto ti sei dato riascoltandoti in quella spiegazione? Non credo di essermi mai riascoltato in profondità, perché non credo di dover rivedere quello che ho fatto, perché lo faccio in maniera spontanea, giusto o sbagliato, poi dopo quando si entra dentro le opinioni sono rispettabili tutte quante, però obiettivamente mi è bastato, la conferma l'ho avuta vedendo The Last Dance, che dà esattamente ragione ad ogni cosa che ho detto, a tutte le cose che ho detto, al concetto di squadra, al concetto di tempistiche dentro le quali si prepara l'ultima giocata, al concetto di tolgo qualcosa da me stesso anche se sono il numero uno della storia del basket e faccio prendere il tiro decisivo a Paxson o a Kerr, glielo dico in modo che lo coinvolgo, al fatto che non c'è difesa senza attacco e attacco senza difesa. Cioè un gruppo deve avere delle idee dove i singoli poi dopo vanno a metterle in pratica. Ma soprattutto è la profondità dello sport e della squadra che vince. Secondo me la dimostrazione migliore è quello che abbiamo fatto io, Nicole e Bobo. La squadra dentro le diversità, che ama, ognuno ama le diversità dell'altro, però formano un gruppo vincente. Lo stavo dicendo proprio, l'intesa, l'unione nel gruppo che dopo fa venire fuori anche i singoli. E quindi è davvero molto bello questo. Chiudo perché i tempi stringono. Nicola, quando è arrivato Tohir ti ha dato dell'idolo praticamente del calcio giocato. Secondo te adesso ti vede come idolo anche come cantante? No, ma quello l'ho sempre raccontato, che Tohir gli piaceva il mio modo di interpretare il calcio, la grinta che mettevo, lo sappiamo tutti
che ci sono stati in 112 anni di storia dell'Inter tantissimi campioni, quindi ho apprezzato, l'ho conosciuto, me l'ha anche spiegato, è stato interpretato in maniera ironica alcune volte, ma va bene così, lo sappiamo tutti e due che non ero il fenomeno dell'Inter io, ma altri. Allora io vi ringrazio e ci godiamo per tutta l'estate una vita da bomber, Bobo Vieri, Nicola Ventola, Lele Adani. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Leo. Ciao. Ciao.